Buonasera signori e signori, parte 18 molto breve della nostra guida Pokémon Platino. In questa parte andremo ad affrontare Ferruccio, l'allenatore, il capopalestra sì, dei Pokémon di tipo acciaio che risiede a Canaipoli. Allora, per arrivarci dovrete spostarvi in tutti quei pannelli gialli con la scritta più del polo positivo, facendo una specie un po' di labirinto fino a salire verso di lui. Allora, qui ho sfidato questo allenatore e basta. Vedete? Andate su, non vi riporta su. Questo non vi porta da nessuna parte, quindi è per forza. Intanto anche questo allenatore. Sì, io lo salto chiaramente. Bene, allora qui. Poi dovremmo ripassare qui. Siamo tornati al punto di partenza, quindi andiamo su questo. Poi questo, poi qui abbiamo un fantallenatore, sconfitto anche questo. Non vi preoccupate se troverete Steelix qui, Pokémon normali, non vi preoccupate se trovate questi animalacci. Allora, affrontiamo anche questo. Bene, allora qui devo utilizzare uno strumento, una cura totale su Houndoom, dato che è stato paralizzato. E poi ormai termino queste tre pozioni, sì, me ne avanza una però. Allora, affrontiamo anche questa cintura nera, che avrà due Steelix. Io utilizzo il Rogodentix e riesco a sconfiggerlo. Bene, ripartiamo. Settiamo qui, poi passiamo di qua, giù. Affrontiamo anche questo. Su, dai. Bene, guarda, su, eccolo qua, la via per il capopalestra è finalmente fatta. Allora, io qui devo utilizzare un etere sulla mossa Rogodenti di Houndoom, dato che è del tutto finita, senza ritornare indietro a, come si dice, a curare i miei Pokémon. Allora, una iperpozione e finalmente possiamo andare contro Ferruccio, che è il padre di Pedro, quello di il capolestra di Mineropoli. Allora, il primo Pokémon che manda è Magneton al 37. Io con due Rogodenti di Houndoom riesco a sconfiggerlo. Poi manderà Steelix. Io a questo punto switcho, mando Torterra per fargli utilizzare Parassi Seme. Lui utilizza Gelodenti, mi fa abbastanza danno. Cambio ancora, mando Octillery. Lui utilizza Gelodenti e con Parassi Seme mi recupero un po', e poi utilizzando Surf riesco a sconfiggere Steelix. E adesso il prossimo Pokémon che manda è Bastiodon. Bastiodon, che è un Pokémon di tipo acciaio terra, quindi molto potente, vi lo dico, è molto potente, ha una difesa straordinaria invece. E poi utilizzando Metal Scoppio mi fa abbastanza di danno. Comunque sia, niente è impossibile per Octillery. Riesco a sconfiggere anche Ferruccio e riesco ad avere la medaglia cava. Ora potremo usare la mossa forza. I nostri Pokémon ci obbediranno fino a livello 70. E poi ci dà anche la MT 91 che contiene Cannon Flash. Io la insegnerò a Porygon. E quindi nelle prossime parti ci saranno, diciamo, delle buone nuove, perché andremo in un'isola abbastanza strana dove si trovano Pokémon molto molto rari. Quindi la parte sta per terminare, come al solito io vi dico votate, commentate e iscrivetevi, e niente, vi aspetto nella prossima parte con cose nuove da scoprire. Quindi non mi resta che salutarvi. Ciao ragazzi, ciao a tutti.